Buona serata e ben ritrovati con l'ultimo appuntamento di giornata per l'informazione di Udinese TV. In apertura ci sono le novità sul futuro del Green Pass, aerei, treni a lunga distanza. Sono le prime ipotesi su dove potrà essere obbligatorio il pass vaccinale italiano a cui stanno lavorando il CTS. Il governo, i dati e le stime di un indice RT che torna sopra l'1 confermano infatti la ripresa dell'epidemia trainata dalla variante Delta. Anche l'OMS lancia un allarme sulle possibili mutazioni del virus più pericolose delle attuali. In giornata le novità che arrivano sul fronte contagi ci portano nel nostro paese a registrare 2.455 nuovi casi. Bassi rimangono comunque il numero dei decessi, 9. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono 40.900. Sul fronte dei ricoveri i dati rimangono stabili, ma dicevamo appunto la variante Delta continua a far preoccupare. L'EMA dice che sono vitali le due dosi contro questa variante. Andiamo a fare il punto nel prossimo servizio. A breve la variante Delta, molto più contagiosa delle altre e per questo sorvegliata speciale, sorpasserà la mutazione Alfa e diventerà prevalente in Europa e anche in Italia. La previsione del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie fa scattare l'allerta e il ministro della Salute Roberto Speranza assicura che verranno potenziati il tracciamento e sequenziamento dei casi proprio per poter controllare la diffusione delle varianti, mentre l'Agenzia Europea dei Medicinali avverte che in questa situazione diventa vitale effettuare il ciclo completo di immunizzazione con due dosi. Non vi è alcun dubbio che la Delta, spiegato Speranza, sta producendo in tutta Europa, ma non solo, un significativo aumento dei casi che richiede la massima attenzione. Che la variante Delta sia sempre più presente lo confermano anche le analisi del centro Change Biotecnologie Avanzate, secondo cui la Delta ha già superato l'Alfa nella diffusione in Italia. Contro questa variante, ribadisce Speranza, l'arma più potente resta dunque la vaccinazione. Sulla stessa linea, l'EMA e l'ECDC, che avvertono come completare la vaccinazione sia vitale per avere la massima protezione. È attualmente troppo presto per confermare se e quando sarà necessario una terza dose di richiamo, ha aggiunto il responsabile della strategia sui vaccini dell'EMA, Marco Cavaleri, perché non ci sono ancora sufficienti dati dalle campagne di vaccinazioni e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione del vaccino. E a proposito di vaccini, vediamo i dati aggiornati ad oggi. Tra l'altro domani supereremo la quota dei 60 milioni di vaccini somministrati nel nostro paese, attualmente 59 milioni 810 mila. Le persone vaccinate completamente sono 25 milioni 666 mila, il 47,5% della popolazione. In Friuli Venezia Giulia siamo a 1.211.000 dosi utilizzate, l'89,8% di quelle a disposizione. La pagina politica ora con la pace tra Grillo e l'ex premier Conte, dopo un pranzo a sorpresa a Marina di Bibbone in provincia di Livorno, dove il fondatore del Movimento 5 Stelle possiede Villa Corallina. Dopo il colloquio, Grillo ha postato su Facebook questa foto in cui i due sono seduti al tavolo mentre parlano sorridenti e poi c'è il commento: "E ora pensiamo al 2050, sospiro di sollievo nel movimento. Mediando si raggiunge la soluzione migliore", ha dichiarato il ministro degli esteri Di Maio. A proposito del governo, alcune decisioni adottate oggi dal Consiglio dei Ministri, via libera alle misure urgenti per la tutela dei lavoratori delle aziende in crisi. La norma prevede per grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale la concessione del trattamento di integrazione salariale per i massimi 13 per le massime 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. Dal 15 ottobre all'Italia non ci sarà più, volerà ITA, questo è il nuovo nome che ha avuto l'ok condizionato dall'Unione Europea, opererà con 52 aerei, 2.750 dipendenti. Per i sindacati nasce debole, il piano è inaccettabile. Via libera anche alle nomine di Carlo Fuortes e Marinella Soldi per i vertici della RAI dopo l'indicazione del Ministero dell'Economia in accordo col Premier Draghi. L'Assemblea dei soci ha poi approvato il bilancio 2020, chiuso in pareggio. Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio e Alessandro Di Maio sono stati i consiglieri eletti dal Parlamento, Fuortes e Soldi indicati dal governo, Riccardo Laganà eletto dai dipendenti della RAI. Andiamo in Germania, dove si fa sempre più pesante il bilancio dell'alluvione che ha colpito la zona ovest dello Stato tedesco. Il maltempo ha fatto decine di vittime, almeno 58 in Germania, ma sono ancora tanti i dispersi.
stiamo facendo di tutto per individuare e recuperarli, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. Washington ammette una catastrofe, non abbiamo numeri precisi ma le vittime sono molte. L'inondazione e un fiume di fango ha trascinato via parecchie case. L'Unione Europea è pronta ad aiutare il governo tedesco, ha scritto su Twitter la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, riferendosi anche ai danni in Belgio, Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Uno sguardo anche alle notizie che arrivano da Cannes con la cerimonia in onore di Marco Bellocchio, una 3 giorni cominciata oggi con una ovazione e un bagno di folla, Palma d'Oro d'onore, proiezione del suo nuovo film Marx può aspettare, ispirato a una frase del fratello suicida a cui Marco aveva risposto con 4 cazzate rivoluzionarie. Ed ora rientriamo in regione per fare il punto sulla notizia di giornata, l'inchiesta dei carabinieri del NAS sul servizio delle mense a Udine. Si tratta di 4 persone, quelle che sono finite in manette: Pasquale Esposito, 73 anni, di Napoli, fondatore della EPI-SPA, l'azienda leader nella ristorazione a livello nazionale, e poi ancora Massimo Vaccariello, 57enne, di Volla, sempre nel napoletano, capo della divisione Food Service. 2 direttori d'area: Agostino Cascone, 33 anni, e Chetti Bandiera, 45 anni. Mentre per il responsabile commerciale per il nord-est della società, Rocco Ruggero, il giudice ha riconosciuto evidentemente un ruolo diverso, ha stabilito l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Ci sono poi altre 5 persone indagate, tra cui l'assessora all'istruzione del comune di Udine, Elisa Asia Battaglia. Ma andiamo a fare il punto sull'inchiesta nel servizio di Francesca Santoro. Le segnalazioni delle commissioni mense di istituti scolastici di Udine e Varmo sui disservizi del servizio di ristorazione scolastica non sono rimaste inascoltate. I NAS di Udine hanno dato il via stamattina, con il coordinamento della Procura, a una serie di provvedimenti nelle province di Udine, appunto, Treviso, Venezia, Verona, Roma, Napoli e Bari. Scattano così gli arresti domiciliari per 4 persone, 3 del napoletano e 1 di Oderzo, a cui si aggiunge l'obbligo di dimora nel comune di residenza per 1° individuo di Molfetta. 22 sono i decreti di perquisizione emessi nei confronti dei destinatari delle misure cautelari, nonché di altri collaboratori della società di catering con sede legale a Roma e operativa a Napoli e delle sedi di altre realtà di ingrosso di alimentari, nonché degli uffici del comune di Udine e di un libero professionista. Gli indagati devono rispondere di frode nelle pubbliche forniture, nella forma aggravata, avendo come oggetto sostanze alimentari, commesso a danno dei comuni di Udine, Varmo, Trivignano Udinese, Tarcento, Arta Terme, Vito D'Asio, Cima d'Olmo, San Polo di Piave e Motta di Rivenza, che hanno dato in appalto i servizi di ristorazione scolastica di fornitura pasti a domicilio alla società in questione. L'indagine ha appunto preso l'avvio a ottobre 2020, in seguito alle segnalazioni dei rappresentanti dei genitori su presenza di corpi estranei nei pasti, scarse quantità delle porzioni, non rispondenza dei cibi a quanto previsto dai menù, temperature di trasporto non idonee e tempi di consegna non rispettosi di quanto contrattualmente previsto. Attraverso le ispezioni nei centri di cottura di Ruda, Tarcento e Motta di Rivenza, nonché nelle mense delle scuole, e l'analisi dei documenti di gara e delle forniture delle derrate alimentari, i NAS hanno appurato la generalizzata violazione delle clausole di appalto relative agli aspetti essenziali dei servizi affidati alla società napoletana. Una inchiesta che naturalmente sta facendo molto discutere anche alla luce delle segnalazioni che erano state portate avanti e da un lato da parte dei genitori degli alunni delle scuole friulane, dall'altro dall'opposizione. A rispondere a loro e anche alla notizia dell'iscrizione sul registro appunto degli indagati, Elisa Asia Battaglia, l'assessore all'istruzione del comune di Udine, è raggiunta dal nostro Matteo Macuglia. Nel momento in cui ci arrivavano le segnalazioni, è nostro compito incaricare il tecnologo alimentare, che appunto ha un incarico per il comune di Udine, a svolgere tutti i controlli all'interno non solo delle cucine delle scuole ma anche all'interno del centro cottura. Per cui, per quanto riguarda il comune, sono stati fatti tutti i controlli che potevamo fare. È stata data la possibilità anche alla commissione mensa di poter accedere ai locali. Però i controlli che avete fatto voi non hanno mai rilevato nessuna stranezza. Non c'era nulla di anomalo nei report che ci venivano consegnati, assolutamente.
Per cui noi abbiamo continuato comunque ad effettuare i controlli in maniera molto precisa ed assidua, però non avevamo riscontri dal nostro tecnologo che ci dicessero appunto che le cose non funzionavano. Nel frattempo dalle opposizioni sta arrivando una pioggia di critiche, c'è chi chiede le sue dimissioni. Guardi, è da un anno che facciamo dei controlli continui, assidui, convochiamo continuamente la commissione istruzione per parlare di questo tema e cercare delle soluzioni. Sicuramente la situazione che si è venuta a creare in questo momento non è positiva per nessuno. Mi auguro, come ho detto all'inizio, che la magistratura faccia luce quanto prima su questo caso. Ci tengo a ribadire anche che un amministratore, un assessore, un sindaco non possono entrare nei dettagli di una gara. Noi come giunta stabiliamo delle linee guida e poi i dirigenti provvedono ad effettuare la gara e a selezionare, aprire le buste, tutte le procedure che ne conseguono, ma è una parte tecnica nella quale l'assessore non ha assolutamente voce in capitolo. Dicevamo appunto la segnalazione è partita dai genitori dei ragazzi e allora noi stasera siamo andati ad ascoltare anche la voce della Presidente della Commissione Mensa del Comune di Udine, Elena Mondini, che appunto aveva avanzato tutte le rimostranze nel corso degli ultimi anni. Vediamo. I bambini ricevevano carne cruda, lasagne senza besciamella e ragù, trovavano dei corpi estranei nell'insalata. Definiamo corpi estranei? Sì, venivano trovate anche teste di cimici mozzate, e, insetti che volavano all'interno dell'insalata, e pezzi di plastica e capelli. La commissione mensa, di cui mi onoro di essere presidente, non avrebbe mai voluto fare una battaglia. Noi avevamo la possibilità due volte a settimana di entrare nelle scuole e di assaggiare il cibo che veniva proposto ai nostri bambini. E già dal 15 ottobre avevamo detto che c'erano dei problemi. Al 23 di dicembre avevamo già fatto 40 segnalazioni. Il comune dice che il tecnologo invece è stato inviato e non ha mai trovato delle situazioni che potessero destare, insomma, allarme. Lei cosa ne pensa? È vero, ne ho preso atto anch'io. Continuava a dire che aveva fatto dei controlli e non aveva rilevato nulla. Domandavamo di poter vedere i suoi report, ma erano secretati. Cosa vi aspettate adesso nell'immediato futuro? Penso che sia stata fatta giustizia perché noi lo chiedevamo a dicembre, a gennaio, ad aprile, che venisse fatto qualcosa nei confronti della ditta, ma non tanto per allontanarla, ma per migliorare il servizio che non c'era. Adesso la scuola è finita, a settembre però si riparte. Cosa vi aspettate alla riapertura delle scuole? Mi piacerebbe che il Comune avesse un piano B in caso di emergenza, riuscisse a trovare una ditta di ristorazione pronta a sostituire la ditta EP, che è stata giustamente condannata. Continuiamo con le notizie di cronaca. Una corriera di linea di Arriva Udine è stata fermata dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri di Latisana questa mattina nel territorio di Palazzolo dello Stella per prelevare una persona a bordo tra i passeggeri che era risultata positiva al Covid a seguito di un test eseguito in precedenza. La persona è stata trasportata in una struttura sanitaria con l'ambulanza per isolarla secondo quanto previsto dalle procedure. La corriera è stata dirottata poi all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove i passeggeri e l'autista sono stati sottoposti al test Covid. Il mezzo era partito da Lignano ed era diretto a Udine. La corriera sarà poi sottoposta alla sanificazione. Arriva Udine si è anche attivata per informare tutti gli altri passeggeri che attendevano il bus, limitando al massimo i disagi e scusandosi con la clientela. A bordo c'era una ventina di persone. Per quanto riguarda il contagio in Friuli Venezia Giulia, nelle ultime 24 ore i numeri riassunti nella nostra tabella ci danno 21 casi di positività a fronte di ben 6.206 tamponi effettuati, un rapporto che rimane molto basso dello 0,3%. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri rimaniamo sempre stabili, una sola terapia intensiva occupata, 5 i ricoveri negli altri reparti. Sono 225 le persone in isolamento, non c'è stata alcuna vittima. Per quanto riguarda invece il tema delle vaccinazioni in regione si discute sulle prime sanzioni comminate da parte dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale per i sanitari Novax che non intendono ancora vaccinarsi, 177 le persone colpite dal provvedimento di sospensione. Andiamo a fare anche il punto con le voci raccolte da un lato dall'assessore regionale Riccardi, dall'altro dal presidente delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia Clarizia.
primi provvedimenti a Pordenone nei confronti dei sanitari che non si sono vaccinati, ci sono anche molti infermieri, questo potrebbe compromettere l'organizzazione sanitaria, visto che ci sono anche le ferie? C'è un rischio in relazione alla dimensione del fenomeno, quindi questo potrebbe essere una cosa che speriamo non accada, però potrebbe anche accadere. Però le leggi ci sono e vanno rispettate, quindi noi non intendiamo derogare a questo, auspichiamo nel senso di responsabilità dei professionisti nel rispettare le norme e vaccinarsi. Poi adesso vedremo in che modo procederà questa azione che è stata avviata a Pordenone e proseguirà anche nelle altre aziende. C'è una norma di legge, quindi le leggi vanno rispettate e le aziende le applicano. Uno può arrivare un momento prima, uno può arrivare un momento dopo, anche per, ovviamente, per le dimensioni e le complessità delle aziende. Comunque questo è un procedimento che riguarda tutti. Nel momento in cui i sanitari in questione decideranno di vaccinarsi, cadrà la sospensione? Sì, lo prevede la norma. Nel momento in cui c'è la vaccinazione non ci sono le due opzioni in relazione a quella che è la possibilità di essere trasferiti qualora ci sia una condizione legata alla situazione di salute della persona. Se invece è una scelta, la scelta prevede la ricollocazione, ma in alternativa anche la sospensione al lavoro, come è accaduto a Pordenone. L'auspicio è quindi che il buon senso prevalga? Ma guardi, io penso che la vaccinazione non sia un fatto che riguarda soltanto noi, è anche un fatto di responsabilità sociale, lo è ancora di più nei confronti di chi lavora nel sistema sanitario. La cronaca: tamponamento tra due automobili nel pomeriggio di giovedì 15 luglio, poco prima delle 17 in via Valentino Bugliatti a Mortegliano, all'altezza del servizio Eni. Una delle due automobili, in seguito all'urto piuttosto violento, si è rovesciata ed è finita contro una delle colonnine del distributore di carburanti. Immediata da parte delle persone presenti nell'area di servizio la chiamata ai soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno messo in sicurezza i mezzi. La centrale Sores di Palmanova ha inviato le ambulanze. I conducenti sono rimasti feriti in modo non grave, sono stati trasportati in ospedale a Palmanova per accertamenti. Tutte le altre notizie di cronaca di giornata nelle nostre flash news. Un arrestato, due denunciati e migliaia di contenuti multimediali sequestrati, raffiguranti abusi su bambini, anche neonati, sottoposti a violenze e sevizie. Le immagini e i video avevano come protagonisti minori, anche piccolissimi, ripresi in atti sessuali con altri minori, con adulti e in alcuni casi persino con animali. Indagato un uomo di 45 anni, residente in Veneto, per aver effettuato l'upload di moltissimi contenuti. Individuati altri due di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Uno residente in provincia di Bari, l'altro in provincia di Milano, arrestato in flagranza di reato in quanto trovato in possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico. Sospesi per 7 giorni dall'attività due locali pubblici di Monfalcone sono i bar Da Bianca e De Pellegrin, entrambi in centro città. Gli esercizi erano stati teatro di una rissa lo scorso 15 maggio, con 6 persone coinvolte, tutti cittadini italiani. La rissa, scoppiata per l'agitazione dovuta all'eccessivo uso di alcol, era iniziata nel primo locale per poi proseguire nel secondo. Per sedarla si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia di Stato di Gorizia ha arrestato una donna di 23 anni di nazionalità rumena, fermata poco dopo la mezzanotte a bordo di un multivan presso il casello autostradale di Villesse. Fermata assieme a 3 connazionali per un controllo di routine, è emerso che a suo carico pendeva un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per reati contro il patrimonio, per una pena totale di 1 anno e 4 mesi. Tratta in arresto, aveva su di sé dei preziosi forse riconducibili a furti. Un uomo originario di Bergamo ha chiesto aiuto questo pomeriggio poco dopo le 18, segnalando di essere in difficoltà lungo la strada costiera Triestina, la costa dei Barbari. Sceso dal sentiero per raggiungere la spiaggia, ha dovuto chiamare il 112 dopo essere caduto dalle rocce senza più essere in grado di proseguire. Una volta raggiunto dai soccorritori è stato accompagnato a Porto Piccolo, dove l'aspettava l'ambulanza. Un operaio di 49 anni è stato ricoverato questa mattina in prognosi riservata in terapia intensiva all'ospedale di Catinara dopo essere caduto da un'impalcatura in un cantiere edile ad Aussa Corno. A causare l'incidente, lo sgancio di una trave dall'autogru mentre gli operai la spostavano. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale. Andiamo nell'Isontino, una più capillare informazione sui rischi derivanti dalla frequentazione delle rive dell'Isonza, in particolare della balneazione sulle acque. La necessità è emersa oggi durante una riunione di coordinamento
in prefettura Gorizia sulle problematiche relative alla sicurezza delle sponde del fiume. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato tutte le istituzioni e le forze dell'ordine, sono stati esaminati i meccanismi e i sistemi di allertamento predisposti in caso di piena improvvisa del fiume. Si sono ripercorse le misure assunte per prevenire il verificarsi di incidenti causati da comportamenti imprudenti. La società concessionaria ha garantito un impegno a provvedere al rafforzamento degli sbarramenti di accesso al manufatto nella zona del parco Piuma, il cui attraversamento costituisce un grave pericolo per l'incolumità delle persone. Apriamo la pagina sportiva ora. Dopo la ferma condanna del premier e della Casa Reale, l'indagine per gli insulti razzisti sui social ai tre calciatori della nazionale inglese che hanno sbagliato i rigori nella finale di Euro 2020 contro l'Italia ha portato ad alcuni arresti. Il commissario capo Mark Roberts in una dichiarazione ha mandato un avvertimento ai responsabili non ancora individuati. Se ricostruiamo che siete dietro questo crimine, vi rintracceremo e affronterete serie conseguenze per le vostre vergognose azioni. Sul fronte invece riapertura stadi in vista della nuova stagione del campionato di Serie A ha parlato oggi il presidente della FIGC Gravina, che dice: per gli stadi rendiamo efficace il Green Pass. Siamo al punto che abbiamo formalizzato la richiesta al sottosegretario Vezzali, siamo in attesa che la procedura venga definita attraverso una indicazione che deve arrivare comunque dal CTS. Noi nel frattempo stiamo andando avanti nel facilitare, nel veicolare e soprattutto nel rendere quanto più veloce possibile la campagna vaccinale. Lo facciamo, lo stiamo ribadendo anche utilizzando come veicolo di comunicazione tutti l'immagine dei nostri ragazzi. Noi vogliamo arrivare ad utilizzare il Green Pass in maniera veloce, rapida e renderlo effettivamente efficace. Quindi se il Green Pass ha una sua funzione, noi chiediamo che venga applicato anche all'interno dei nostri stati. Quindi la nostra richiesta è stata quella di riaprire alla totale fruibilità dei posti disponibili. Siamo coscienti, siamo responsabilmente convinti che forse questo sarà un po' complicato ottenere, però ecco quello che chiediamo noi, un accompagnamento, una gradualità che comunque deve essere resa nota, perché ad oggi le società stanno facendo programmazione e sono davvero in grandissime difficoltà nel non sapere come programmare la voce ricavi da botteghino. Ma noi, io credo che entro la fine di luglio questo sarà sicuramente definito, credo che è allo studio del nostro governo, per quello che ci è dato leggere, uno studio di un, diciamo, si sta lavorando sull'emanazione di un nuovo decreto e quindi noi aspettiamo queste nuove misure all'interno di questo decreto, l'aspettiamo veramente con grande fiducia, con grande speranza e diciamo anche con un pizzico di ottimismo. L'Udinese è arrivata all'ufficialità, Udoghi è il nuovo calciatore del club friulano, il classe 2002 arriva da Verona in prestito con obbligo di riscatto, oggi pomeriggio ha voluto appunto già salutare i compagni e mettersi a disposizione di mister Gotti. Adesso è ufficiale, Destiny Udoghi è un nuovo calciatore dell'Udinese. Il classe 2002, come riportato nel comunicato emesso dalla società bianconera, arriva in Friuli con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall'Hellas Verona. Un colpo per il futuro, ma che può assolutamente dire la sua anche nel presente talento cristallino. Udoghi era cercato da mezza Serie A, Atalanta in primis, ma alla fine ha scelto il progetto dell'Udinese da sempre, molto attenta con i giovani. Probabilmente avrà avuto il suo peso anche la presenza di mister Gotti, visto quello che ha saputo fare l'anno scorso, soprattutto con Molina e Braff. L'ex Verona può agire da esterno sinistro di difesa e centrocampo, ma anche da mezzala difensiva e ha già collezionato 6 presenze in Serie A con l'esordio datato 8 novembre 2020 in occasione del pareggio per 2-2 contro il Milan a San Siro. Nato a Verona, è un punto fermo delle nazionali giovanili italiane, ha vestito la maglia azzurra in 2 occasioni con l'Under 16 e in 15 con l'Under 17, con cui ha realizzato anche 2 reti. Vanta poi 4 presenze nella nazionale Under 19 e una nell'Under 20, con la speranza di continuare la sua scalata grazie alla maglia bianconera.
E a proposito di bianconeri, oggi altra doppia seduta per la truppa agli ordini di Mister Gotti, allenamento in palestra al mattino, sedute in campo col pallone nel pomeriggio, sedute alle quali continuano a prendere parte anche gli ex infortunati Iaiolo e Pussetto, ormai completamente ristabiliti. E quella pomeridiana è stata proprio la prima di una lunga serie di sedute al Bruseschi per il nero acquisto Destiny Udogie. Ed ora andiamo a dare un'occhiata ad alcune delle prime pagine dei quotidiani che domani troverete in edicola. Partiamo dalla Verità che titola «I cardinali miravano ai bulgari e non volevano pagare le tasse», le accuse alla segreteria di Stato Vaticane. Poi ancora «La paladina dei trans insulta una trans pentita in TV». A centro pagina, chi non ha il Green Pass finisce in libertà vigilata. Questo per quanto riguarda la Verità. Libero invece apre con gli avvoltoi in volo su Draghi, luna di miele finita, 5 Stelle e PD preparano l'agguato. Letta è già stufo del Premier, voleva controllarlo ma ha fallito. Conte vede Grillo, pace fatta, l'avvocato assalterà Super Mario. E ancora, ora Letta prepara la ritirata sul DDL Zan, PD nel caos, all'appello mancano troppi voti, per i democratici è meglio evitare un flop prima delle amministrative. E poi ancora l'alluvione che spazza via tutto, catastrofe in Germania, 60 morti, si parla anche di variante Covid sulle ferie, rischio per chi va all'estero. Vediamo anche il Foglio Quotidiano che apre in di taglio alto con anche i Black Lives Matter che denunciano l'embargo americano a Cuba, proprio come fa il regime cubano, ma il cuore della protesta vede altro. E poi gli impostori della libertà, usare il tema della libertà solo per dare agli estremisti la possibilità di esercitare liberamente le proprie professioni di complottisti, dal Green Pass ai diritti, due parole sulla truffa di Salvini e Meloni. Tutte le altre prime pagine le troverete domani in edicola, ma anche nella nostra rassegna stampa, la quale vi rimandiamo a partire dalle ore 7 in diretta. Grazie a tutti per averci seguito e ora spazio alla rubrica Cadde Oggi di Guido Gomirato. Buonanotte. Il 15 luglio 1953 nasce a Verona Giordano Cinquetti, che è stato attaccante dell'Udinese dal 1980 al 1981, collezionando 15 presenze. Fu acquistato dalla società bianconera nel mercato autunnale del 1980. Fu l'allora allenatore Gustavo Giagnoni a richiederlo a viva voce al club. Fu accontentato, assieme a lui arrivarono altri elementi, Riccardo Maritozzi, Guglielmo Bacci, figlio di quel Giancarlo Bacci che aveva giocato con l'Udinese nel 1951 e 52. Ma con l'esonero di Giagnoni nel febbraio del 1981 e con l'avvento di Ferrari, Cinquetti ha poco spazio in prima squadra. Ferrari preferisce affidarsi a giocatori che conosce bene, a giovani molto importanti, in particolare a Gerolin e a Miano, e i fatti daranno ragione proprio a Ferrari, perché l'Udinese, che a un certo punto sembrava quasi spacciata, quasi ormai avviata alla retrocessione, si salverà anche se in extremis, vincendo l'ultimo incontro del campionato 2-1 contro il Napoli il 24 maggio 1981. Cinquetti si è formato nelle giovanili del Verona, poi ha giocato anche nel Rimini per 3 anni, quindi nel Perugia in Serie A, nel Pescara e poi è giunto a Udine, era un attaccante esterno, anche di discreto valore, ma a Udine raramente è riuscito ad ingranare. Poi la sua carriera è proseguita nel Lecce, ancora nel Rimini, nel Campania, nel Sorrento, Rimini e infine Lecce. Una volta appesi gli scarpini al classico chiodo, Cinquetti è stato allenatore a livello giovanile e ha diretto soprattutto squadre della Romagna, il Baracca Lugo, anche il San Marino, il Bellaria, il Rimini.